Cari cittadini, come promessovi, eccovi qui a Principina, sono cominciati e già quasi finiti, perché questo è il bello di avere macchinari con la ditta Bramerini, molto importanti anche sulla nostra provincia di Grosseto, i lavori di rifacimento del manto stradale completo di accesso alla frazione di Principina. Via Delfino, che si traduce poi in via Tirreno dopo la rotonda, sta appunto essendo oggetto di lavori di fresatura che avete visto, di lavorazione del cemento e della terra, anche con la finalità di bonificare dal punto di vista sanitario, quindi di igienizzare la struttura per evitare ricrescita di radici che vedete laggiù in fondo in impressione, e quindi poi la rullatura per poi passare all'asfaltatura completa, un lavoro importantissimo che da tantissimi anni era necessitato dalla popolazione di Principina, che finalmente parte con l'amministrazione Vivarelli Colonna, inserendoti con le sue quasi 100.000 euro nel complesso di iniziative e di finanziamenti per arrivare al famoso quasi milioni di euro che io avevo promesso avrei investito con la mia amministrazione sulla frazione di Principina, che sta nel nostro cuore veramente al primo posto. Quindi grazie all'assessore Riccardo Megale, grazie al presidente di sistema Mauro Squarcia, perché è una complessità di lavori quelli che stanno avendo luogo adesso a Principina, che comprendono le strade, tra l'altro ne saranno fatte tre anche internamente, Scorfano, Squalo e Delfino, le vedete qui in, appunto sulla cartografia, sulla mappa, e poi dopo che saranno terminati i lavori di illuminazione ci saranno anche altre due strade che verranno fatte successivamente, e quindi veramente tutte le promesse che avevamo fatto saranno mantenute. Investiremo queste famose 800.000 euro e passa sulla frazione di Principina, tra asfaltature, via principale, strade interne, pulizia del verde e illuminazione. Partiremo da Principina e Principina risorgerà. Viva Principina e viva Grosseto!